Il viaggio di istruzione delle guardie di Cedric è stato un grande successo, anche per i viaggi e gli spostamenti. Abbiamo avuto anche la gioia di poter fare uno spostamento a piedi a causa di uno sciopero, perché siamo andati tranquillamente in musei. Don, l'idea di andare a fare il culo non è mai passata per la testa? Tralasciamo queste insinuazioni assurde e passiamo da Franzini. No, no, per l'amor dell'altro Franzini. Vorrei aggiungere una cosa su ancora? Questo viaggio di istruzione. Anche le serate non sono state male, perché siamo riusciti ad avere un rapporto umano e anche certa trasgressione abbastanza, diciamo, piacevole. Don, hai in mente che fine ha fatto il suo omonimo Bruno? Che Giordano è stato canonizzato. Ecco. Ah, io parlo di Bruno di Colonia. No. Quello che l'hanno fatto allo spiedo, proprio lui. Sì. Dai, c'è un commento di Pozzoli sulla serata di ieri. Sentiamo. Certo che si guarda la versione filmata dalla realtà. Guardate la faccia, di Pozzoli e il commento della serata di ieri. D'altra parte. Don non le ha chiesto nessuno di ricominciare a parlare. Vorrei aggiungere gli interessi. Dici, diamo la parola al megafono. Ti prego. Bene. Posso aggiungere una cosa sul sito di istruzione del liceo? Mi dica. È stato anche un'occasione molto importante. Però si vede anche te, quindi fai facce e cose così che ti si vede. Per verificare la nostra comune amicizia che si è rinsaldata dopo questi 4 giorni di convivenza in cui abbiamo confrontato le diversità dei nostri caratteri e ci siamo arricchiti per un cammino sempre positivo verso vorrei aggiungere un aspetto, una parola anche sull'aspetto religioso di questo viaggio di istruzione, perché la religione, sia ben chiaro, è una materia scolastica. Abbiamo visitato la tomba di San Pietro, abbiamo anche pregato e questo ci garantirà un sereno sviluppo dell'anno scolastico che sappiamo essere piuttosto in difficoltà. Certamente lo spirito illuminerà i prof che si sono rimasti a Chiavenna per chiudere non 2 occhi ma 4 sulle carenze di una classe che ha delle debolezze scolastiche. Non per niente mi ha parlato, si è subito illuminata. Via. Basta, fermate. Vi avviso soltanto che sarà l'ultima volta che vedete il numero 1. Vorrei aggiungere ancora questo sulla città di istruzione licei di Chiavenna. Uno dei ragazzi più rappresentativi per la chiarezza di ciò che ha in testa è Chino Franzini, che con la cosa più guardate quanto è bello che ha nella sua mente sono i capelli che il suo mandaci un bacio Chino, mandaci un bacio, che rispecchiano rispecchiano quell'ordine mentale che è caratteristico di una formazione liceale al quarto livello. Dici, adesso si vede anche te al quarto livello. Bene, ora passiamo la parola all'opposizione. Di Cara, cosa ti ha da dire su Dio? No, vorrei... posso aggiungere una cosa ancora? L'ultima? Chi è Dio? L'opposizione in questa città di istruzione dei licei di Chiavenna è stata praticamente annientata perché è rimasta senza parole davanti ai fasti. Dici, è rimasta senza parole davanti ai risultati. Non sono d'accordo. LOL. Bene, chiudiamo. Magari uno che si è interessato ad acqua che ha partecipato attivamente. Serviamo su uno zoom su Camilla che dorme. Prego, fai parlare l'acqua della sua gita. H, com'è andata la gita? Posso aggiungere più una cosa? Molte le parole non servono.
Ma cosa ancora? Ha avuto anche dei risvolti positivi dal punto di vista sanitario, perché il nostro giovane studente Andrea Turiacca, con l'aria di Roma e con la presenza delle tante reliquie, si è guarito da una malattia gravissima. Un 38 di febbre. Perché ha rischiato Triaca di morire di dispiacere. Ma perché non si è dato la politica al donne? Un affabulatore così di folle. Bene, ora zoomiamo sulla faccia di Pozzoli. Scusa, dobbiamo scendere due fermate fa. 3, 2, 1, addio.